Era la vigilia di Natale. I ragazzi del villaggio giocavano coi loro cuccioli. C'era chi lanciava la palla al cane. Chi dava da mangiare ai suoi gattini. Chi faceva un pupazzo di neve. C'era anche chi andava sullo slittino. Io e Maionese, invece, si salutarono. Quell'anno avrebbero trascorso la serata da soli nelle loro case. Pio si dedicò a raccogliere le bacche quando qualcosa attirò la sua attenzione. Maionese invece decise di tagliare un po' di legna. Mentre controllava nei cespugli, Pio si punse un dito. Qualcosa fece capolino dietro la legna e Maionese se ne accorse subito. Cosa trovò Pio nel cespuglio? Piccolo riccio. Dietro il legname, Maionese si imbatté in un cucciolo di volpe rossa che invitò subito a casa sua. La volpina, contenta per l'inaspettata compagnia, seguì il suo nuovo amico. Una volta tornati a casa, Pio iniziò a preparare una torta, mentre il riccio guardava con curiosità. Maionese e la volpe ammiravano la neve cadere quando decisero di accendere il fuoco nel camino. E così, anziché passare il Natale da soli come pensavano, i nostri amici lo trascorsero coi loro bellissimi cuccioli, proprio come gli altri bambini del villaggio. Thank you.
Buon Natale. Tanti auguri da Kids Entertainment Network. Yeah.